Ciao, benvenuti al mio podcasting stagione 6. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleo Contatto. Ciao! Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 59 di stagione 6 di Mio Podcast. In questo episodio parleremo di notebook e stampanti disegnate nell'autunno del 1931 su Wonder Stories Quarterly. Link in descrizione di questo file su YouTube vi riporta alla mia bloggata. In breve, su Wonder Stories Quarterly dell'autunno 1931 fu pubblicato il racconto di fantascienza The Cosmic Cloud dell'autore Bruno H. Burger. La favola era centrata su una nuvola stellare che, stendendosi dalla Luna alla Terra verso il Sole, avrebbe portato una nuova glaciazione sul pianeta Terra. Ma i terrestri, vabbè, una classica favola apocalittica in cui svettavano variegati disegni molto ben dettagliati dalla prospettiva cinematografica, in cui a pagina 43 della rivista del Tempo un osservatore attento del XXI secolo identifica una serie di gadget tecnologici completamente fuori contesto storico per il 1931 e sul disegno occorre investigare quello che vedete nell'immagine. Dunque, non vi sto a sintetizzare tutta la bloggata, che se vi interessa ve l'andate a leggere appunto nel link indicato in descrizione di questo file. Per sommi capi, la cosa strana è che praticamente c'è una suggestione per cui appare che ci sia una persona che stia operando davanti a un notebook. E inoltre è riportato un apparato hardware che sembra una stampante laser a getto d'inchiostro. Questo è il particolare dell'immagine. Quello che a noi interessa praticamente è la zona dell'omino giallo che sembra dare, che dalle spalle all'osservatore, e che ha un monitor particolare su cui opera, e la zona invece celeste sulla destra, che qui potete vedere allargata. Dunque, l'oggetto disegnato come un grosso cubo con due feritoie da cui escono delle fotografie ha sopra una sorta di ripiano che sembra vagamente una piastra da forno, potrebbe essere uno scanner piano, mentre indiscutibilmente troneggia sopra l'oggetto un piccolo monitor CRT. Ora, la prima fotocopiatrice nacque nel 1938 ed era molto diversa da quanto disegnato in Wonder Stories, ma soprattutto il disegno del 1931 è 7 anni prima dell'invenzione della prima Xerox. Non è possibile che sia un apparato per delle foto istantanee, dato che queste iniziarono ad essere progettate nel 1933, ma si trovarono, la prima applicazione pratica solo nel 1947, cioè dopo 16 anni a distanza dal 1931. Cosa potrebbe essere quello strano apparato del disegno? Potrebbe essere una cabina per una fototessera, la Photomaton del 1924. Un apparato appunto nato nel 1924 che nel 1931 erano molto diffuse negli USA, quello che ad un osservatore del XXI secolo apparirebbe nel disegno come un monitor CRT, in realtà potrebbe essere l'apparato hardware dove risiederebbe l'obiettivo fotografico. È invece veramente criptico, quasi impossibile da valutare l'hardware cui l'uomo a destra del disegno appunto è seduto davanti, dando le spalle all'osservatore.
questa è la suggestione grafica affiancata ad una serie di strani oggetti contemporanei che possono ricordare quanto disegnato in Wonder Stories. Allora, non è possibile dimostrare che sia un apparato hardware simile ad un notebook. Infatti non si vede la tastiera e non si vede il mouse e non si vede la trackpad. È difficile dimostrare che l'apparato hardware sia un monitor flat oppure CRT incastonato in un mobile, una workstation, con accanto un mini tower computer. Tuttavia, alla sinistra del disegno esiste appunto disegnato una sorta di cubo che fa pensare ad un case mini tower, in cui due si riconoscono quattro lucette. Inoltre, 3 in fondo è correttamente al presunto case, stato disegnato in fondo appunto una striscia nera che fa pensare ad un disk drive. 4 alla destra dell'uomo c'è sicuramente una cassa audio, quindi è lecito pensare che sia un qualche tipo di apparato hardware multimediale, oppure potrebbe essere anche interpretato come un pannello ricco di pulsanti, del tutto simile a un terminale NASA del 1960. Comunque sia, 5, la forma del monitor è completamente incompatibile con i monitor CRT prodotti nel 1930, che erano molto più piccoli, ma non ci sono altri oggetti tecnologici moderni che potrebbero essere riconosciuti come dischi da 5,25 da 3,5 sul tavolo oppure tastiere o mouse. Ora, sicuramente l'apparato sul tavolo non è una moviola antica, forme e design del monitor sono incompatibili con quelli del 1930. Inoltre nel 1930 i tubi catodici erano molto più piccoli. Inoltre sono assenti i bracci della pellicola. Sul tavolo non scorre nessuna pellicola. L'apparato non può essere una moviola antica per il montaggio delle pellicole. I lunghi bracci metallici presenti nel disegno, su cui potrebbero scorrere delle pellicole, paiono in prospettiva poste dietro il grande bancone, quindi poste più lontano rispetto all'operatore, ma invece sembrano essere accanto all'uomo che opera appunto seduto al centro del disegno e che appunto nella bloggata è spiegato che si tratta di una regia. Mentre che cosa stia facendo l'uomo seduto di spalle davanti al monitor è inusuale. Quali sono gli elementi criptici fuori contesto storico? Dunque, è indiscutibile che osservando l'uomo sulla destra, seduto al tavolo e di spalle all'osservatore, la sensazione molto forte è che per, diciamo, un osservatore del XXI secolo è che l'operatore sia davanti ad un monitor di tipo 16 noni, più largo di quanto sia alto, e non è un classico monitor 4 terzi, quindi de facto come erano i primi monitor TV color a tubo catodico, e già questo è un fatto. In alto a sinistra del disegno sono inoltre presenti degli scarabocchi neri, che è impossibile imputare un significato univoco. Sono attinenti forse ad un'immagine, un filmato che il disegnatore voleva rappresentare, oppure sono simboli di icone di una drag strip, che corrisponderebbe quindi a una graphic user's interface, ma quindi a delle moderne icone con un moderno sistema operativo. Quest'ultima interpretazione, se fosse applicata, si legherebbe perfettamente con l'interpretazione generale, appunto, che l'oggetto disegnato sulla scrivania sia un computer mini tower dotato di disk drive e sistema operativo a finestre. Ora, è storicamente probabile che l'oggetto invece è alla destra del disegno, che stampa quindi alla sinistra, alla vostra sinistra, che stampa le due fotografie, sia una sorta di photomaton. Tuttavia è altrettanto vero che il design dell'oggetto ricorda una workstation Xerox con scanner piano,
monitor e stampante laser, dato che tutti gli elementi iconografici sono identicamente presenti nel disegno. È altrettanto quindi lecito interpretarli come se fosse appunto una workstation Xerox, dato che quello che nomino sull'operatore sulla destra pare raffigurato appunto come un operatore intento a lavorare a un mini computer AT dotato di disk drive e monitor a 16 noni con una pulsantiera elettronica del 1960 oppure un altoparlante multimediale. Ora, tirando quindi le fila di tutta questa bloggata audio, si può dire che nel peggiore dei casi nel disegno del 1931 è raffigurato solamente un computer mini tower AT dotato di disk drive e monitor 16 noni con pulsantiera elettronica di workstation del 1970 oppure con una cassa multimediale. Nel migliore dei casi, oltre al computer mini tower, potrebbe essere rappresentato sulla sinistra del disegno anche una workstation Xerox, quindi con uno scanner, monitor CRC e un sistema di fotocopiatrice per fare le fotocopie. Quindi nel complesso è tutto hardware fuori contesto storico per l'autunno del 1931, dato che la rivista sarà stata preparata perlomeno in estate o primavera del 1931 a causa delle esigenze di stampa e distribuzione. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.